Devo dire che proprio non mi aspettavo di finire in questa ressa di mamme e di bambini con lui lì in mezzo che li prende in braccio. Non mi aspettavo lui così. Mi avevano detto che era uno un po' anomalo, uno imprevedibile, ma le cose finché non le vedi, non le capisci. E adesso siamo tutte qui a portare i nostri bambini a lui e i suoi amici, quelli che sono sempre con lui, ogni passo che fa. Non ci volevano tra i piedi, ci urlavano di stare alla larga perché gli davamo fastidio, a lui, capito? Adesso sono lì, nell'angolo, in castigo. Mi hanno detto che non è la prima volta che li mette nell'angolo, dopo che li ha fatti rimanere male davanti a tutti. Ha detto a loro, a me non danno fastidio. Forse è a voi che danno fastidio, perché siete già vecchi dentro. E comunque non parlate per me. Lasciate che i bambini vengano vicino a me. Beh, adesso vedete le loro facce. Pensavano di guadagnare punti davanti a lui, no? Lui invece ha chiamato tutti i bambini vicino a lui e ovviamente noi siamo andate tutte con loro. Bisogna vedere che sorriso dolce, calmo, come uno che dopo tanto tempo torna a stare bene. Ecco, così. Poi ha detto delle cose che stavolta anch'io ho capito, perché qualche volta qualcuno mi ha raccontato quello che dice, ma ho faticato a capire cosa volevano dire quelle cose. Ha detto che per poter entrare nei pensieri di Dio bisogna essere come i bambini. A parte che ero abbastanza orgogliosa di un paragone come questo, ma ho perfettamente capito cosa voleva dire, perché tutte noi sappiamo com'è bello avere al collo i nostri bambini. È anche una grande fatica, intendiamoci. Ma i bambini, specialmente quando sono piccoli, intanto credono alla felicità, ma per forza ci credono, la vivono. I bambini sono felici, sono in paradiso e poi si fidano, ascoltano. Alla fine ascoltano, sanno di avere bisogno e ne sono felici. Anch'io, se potessi, tornerei a quando ero bambina. Ha avuto uno sguardo per tutti. Adesso non sorride, ha lo sguardo concentrato, guarda lontano. Forse anche lui vorrebbe tornare come quando era bambino.